buon mercoledì. Oggi, se ce la faccio, faccio il video sull'agenda, finalmente, ragazze. Quindi per tutte le persone che me l'hanno chiesto, io ora vado da Dani perché è tardissimo. Ciao amore. Dove ce l'hai la macchina? Allora potremmo andare giù insieme. Attenzione, ci sono i sacchi della spazzatura. Davanti con la macchina e via. Come l'impressione stava di che c'ho qualche peletto qui davanti. Devo aver fatto una quadra anche oggi. Guardate che bello questo punto, vero ragazze? Proprio bello. In questo flash, spero flashato. C'ho la luce con me in faccia. Buongiorno. Ciao. Sei sul mio piede, piccantella. Ciao Spike. Ciao Spike. Ciao signora Lady. Ora ho acceso il fuoco. Ora volevo dare una bella spazzata, ragazze, perché c'è un po' di... ho fatto un po' di casino con la cenere di fuoco. Intanto la Emily dorme, così almeno do una bella sistemata qui, perché quando c'è lei dopo non fa più niente. Bene, ci sentiamo nel corso della mattina. Ma di caffè? Buongiorno! Buongiorno! Siamo arruffati, trallalliru. Siamo arruffati, trallalla. Piripicchio, piripicchio di nonna, nonna, l'ho sentito fa. Ma chi è che mi chiama? Era Emily se mi chiamava. Nonna, nonna. E t'avevo visto ieri sera, amore, su WhatsApp, la chiamata col video. Ciao, nonna. Ciao, meme. Ciao, meme. Così nonna ti diceva, il mio fiocchettino nero, che c'ha la nonna. Ah, ciao, mi dicevi così? Ciao nonna, ciao mamma, ciao Pasirottina, vizzina. Famo grattini? Qua che famo grattini. I grattini, i grattini. Famo grattini. Mamma mia, quanti grattini. Ah, la nonna aveva spazzato. Ci abbiamo un bobo nel nasino? La nonna ha spazzato tutto in cucina e ho detto ora do anche una bella cinciata. E invece, nonna, si era avvegliata la vita ragazzina. E nonna non ha più tutto dal gente. E lo butti un bacino all'etate? Come si fa? Ci siamo vestiti, ci siamo lavati tutti. Belli, belli. E ora mettiamo le canzoni, digli. Sai, tate, mettiamo le canzoni ora con la mia nonna, vero? Intanto che io guardo le canzoni, la mia nonna fa le faccende. E dopo poco che può prendere il seggiolone, eh? Ci stai ferma qui? No. In collo vuoi venire? Ovvia, la viene in collo. Santa pupa, Dio l'aiuta. Zumpa, pa. Namo a prendere il seggiolone. Zumpa, pa. Namo a prendere il seggiolone, zumpa, pa, zumpare, un pare, un pare. Olè, olè, giù e le canzoncine, olè, olè. Aspetta, si tira su nonna, eh. Oh madonna, oh mamma, oh mamma la lilla, eccola. Brobom, 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 e bazze del porobom. Allora, un attimo a Cece, vieni. Oh, vieni qua. Prendiamo il caffè. Ricominciamo. Cucchiaino? Ma quanto sarai golosa, eh? Quanto sei golosa? Aspetta che brucia, amore, se no ti bruci, aspetta, eh? Un caffeino ci sta proprio, vero, a quest'ora? Dopo lo giriamo, aspetta, perché ora cuoce tanto. Manda in gocciolino, vero? Ha ragione, sì, amore, sì.
Senti, amore, ma stai calda così? Nonna ti ha messo questi pantaloni di franella, però sotto gli ho messo le calzine lunghe di lana. Mio. Ah, c'è cascato il cucchiaino. Ah, padre Vito. Qua, aspetta, ora nonna te lo prendo. Aspetta che lo pulimo, Mannaggia, volevo dare una cenciata, invece ho dato solo una spazzata. Amore, brucia ancora. Dopo ce lo famo, Aspetta un po'. Brucia. Mannaggia. Buono, signora, ora me l'ha girato lei, signora. È proprio buono, signora. Sì, signora. Lo sai, ora viene nonno? Viene nonno che porta in giro la lady, anche se piove, diluvia. Io gli volevo comprare un impermeabilino alla lady per quando piove, però m'hanno detto, te sei così. Che c'è, mannaggia? Sì, te lo fa girare, ma bisogna far pianino, che cose ti brucino. Senti come cuoce. Buono. Guarda che casino che abbiamo fatto sopra sto tavolino, tra spike e bricconi. Andiamo a fare con i tuoi di giochini? Amore, questo brucia. Grazie, signora, me lo giri? Che brava. Signora, questo quanto è buono. Vieni che pulimo sto tavolino. Vieni, guarda che abbiamo fatto un bel lavoretto qui, Ora questo lo mettiamo a lavare. Sapete, amore, abbiamo fatto un bel lavoretto. Abbiamo fatto. C'ho questo braccio, non me lo sento più dal dolore che mi fa. Lo sai, amore? E pulimo tutto, guarda qui, se no viene mamma ci dice, guarda che pasticcio, zozze. Così ci dice, sa la mamma. Su, Dicione, hai visto che pasticcio? E qui chi ha scritto? Chi è stata a scrivere nella tovaglia? Emily, chi ha scritto? Ma io non lo so se Babbo ritorna a casa, perché mi sa che piove, boh? Chi lo sa? Ritornerà a casa, babbo? Niente, amore. Abbia torna a casa, babbo, che piove. Non bisogna andare a far pranzo per tutti, se no un casino. Oddio, guarda che nebbia. Glielo butti un bacino alle tate? Come? Buttagli un bacino. Glielo butti un bacino? Tete. Amore, dalle tate. Senti, andiamo a giocare là, che dici? Ci andiamo a giocare là, in camerina tua? E questa, la telecamera, che ci devi fare? Nughini gonfi. Mamma mia, stamani del tempo. Allora, Lallo si è già avviato con Emily. Guardate che tempo brutto stamattina. Sta piovendo. Ti amo. Andiamo a casina? Dove andiamo? A casina? Nasio, con nonno sei? Non si può scendere, amore, ti bagni tutta. Vedi che tempo brutto? Mira la nebbia. La nebbia da nonna, e ora nonna ti prende più qua. Allora, siamo arrivati a casa. Qua, ora ci spogliamo. Sedete, vuoi mettere? La borsa di zia Chicchi, no, questa bisogna levarla. Tente un attimino, alza su il capino. Bao, 7! Mamma mia, l'inverno che è. Bene d'estate, una canottierina e via. Oddio santo, come si fa? Aspetta, amore, ammira qui, nonna, che c'hai di ieri. Vieni, ora nonna si va a mettere comoda con la tutina per casa. Non lo butti in terra. E perché lo butti in terra? Vai. Era l'ha buttato. Mamma mia, che è l'inverno, ragazzi. Bene d'estate. Ovviamente mettiti a giocare, nonna fa tutte le faccendine. Ora vediamo. Allora, ti ho messo a fare il brodino con come si chiamano questi? I lanellini, questi della Plasmon. Oggi facciamo con questi qui della Plasmon.
Sì, con questi qui. Sono quelli piccolini piccolini, i forellini. E oggi mangiamo un po' di brodino, perché ieri ha fatto le verdurine con la cremina di riso e oggi invece gli faccio con quella. Io volevo fare per noi il... come si chiama? La pasta con il sugo di tonno e poi farò le bistecchine per il secondo, ora vediamo un po', Allora, ho messo a fare il radicchino, che è buonissimo questo rosso in padella. Poi mi sono avvantaggiata per stasera che volevo fare i finocchi gratinati, quindi l'ho messi a lessare. Ho già fatto il sughetto, ho messo giù la mia pasta, ora aspetto che bolle e poi metto giù la loro. Allora, la Velvetta si è addormentata, sono andati tutti via, ora lavo i piatti e poi dopo volevo scrivere un pochino sull'agenda. Non so se vi faccio un video stasera, se c'ho un attimino di tempo, perché mi piacerebbe tanto farlo e farvi vedere com'è tutta per benino il setup, però come si dice, c'ho sempre da fare io. Se vanno via presto i ragazzi che vanno a casa sua, c'ho tempo di farlo e quindi ve lo faccio, altrimenti è un problema grosso. Ora vediamo, insomma, ecco, mi piacerebbe tanto farvelo vedere. Allora, ora sistemo un pochino qui in casa, casa mia è un porto di mare, ragazze. Sono appena tornata su, due pacchi di brochure mi sono arrivati. Spero che ci sia dentro anche qualche novità per me. E mi raccomando, ragazze, se volete iscrivervi, entrare anche voi in Iverbo, no, iscrivervi, se volete diventare consigliere di bellezza, riceverete a casa tantissimi omaggi, tanti trucchi, tante creme, tante cosine, bagno schiuma nuovi, per cui voglio dire, c'è un sacco di sconti, ragazze, chiedetemi di entrare, che cioè è una cosa è meravigliosa, ragazze. Ora l'apriamo insieme, ecco qua il primo. Allora, quante cosine belle che c'è qui, ci deve essere tutte le novità, quelle nuove, mamma che belle, guardate, fiori di cotone e mimosa, mamma che belle, wow, leccale, leccale, dan. Guardate quante cose belle c'è, visto tutti i bagni schiuma, in più c'è questo profumino, che bello ragazze, che bello. Questo invece è magnolia e tè bianco, wow, che spettacolo. Allora, queste sicuramente sono di chi me le ha ordinate, quindi non si possono aprire, non sono come quelle dell'altra volta, però può darsi che ci sia il coso mio, il profumo sia per me, poi vedrò qui, vedrò qua. Comunque, questo è uno, quell'altra, il corriere è riuscito a spaccare due di queste cose di protezione che mettono gonfie, se non fa muovere, cioè la scatola è tutta piena con queste cose, non pesano, però sono gonfie e prendono tutta la scatola, è riuscita a farne fuori due, guardate quanto sicuramente avrà dato qualche botta. Io guardo perché ho paura che si sia scoppiato qualcosa, vedete? E ci guardo sempre perché ho una gran paura. Allora, mettiamo tutto in ordine qui, così almeno quando viene pista stasera mi dà una mano a smistare l'ordine. Guarda che c'è, l'occasione, mani morbide e profumate. Queste sono occasioni, vedete? Leo, che fai? Mi ha fatta per paura, amore, sappilo. Il guanto, finalmente, vedete, questa è una cosina omaggio, è il guanto, wow, sono contenta, lo aspettavo, ragazze, questo è l'altro che mancava.
che spettacolo. Allora, qua c'è una matita. Lo aspettavo. Beh, comunque, meno male che non c'è niente di rosso, se no lo richiamavo il corriere e gli dicevo di venire a controllare. Guarda, a costo di farlo salire qua. Che spettacolo, ragazzi. Il guanto, qua. Meno male, io non so questo niente. Ci sono anche due smaltini. Guardate che belli. Questo fucsia. Wow, ok, il numero. Allora, rose Dalila, bello, un bel colore, un bel fucsia. E quest'altro, con brillantini, che bello che è anche questo, con tutti i glitter, bello, veramente, proprio bello. Vabbè, questo che cos'è? Olive Petite. Ecco qua, qua ci sono sicuramente i regalini. Oh, non vedo l'ora di provarlo. Si è svegliato e sono finiti. Chi l'ha mangiato? Nonno, ce l'ha mangiato nonno. Bada nonno, ti famo tutto a noi, beh, ce l'ha mangiati tutti biccottini nonno. Chi si è svegliato? Ne prendiamo un altro? Sì, sì. Per te mettiamo questa qui. Ecco, sì. Ce l'ha preso il nonno. Aspetta, nonna, ti mette le ciabattine. Avevamo accesa la stufa, vero? I rattini fanno la ninna, vero Leo? Le prendiamo? Le vuoi un pacchettino? Le rivuoi? E voi? Ma mamma ti faceva la frutta oggi a me. Oh, signore. Oh, signore. Oh, si buchi, come dice nonna. Oh, si buchi. Vieni. Questi? Sì, sì. Dai. Che li mettiamo qui a sedere, queste ragazzette. Oh, cari. Così, aspetta, oh madonna, ecco, glielo butti un bacino alle tate, glielo butti un bacino alle tate, sì, ora sto da fare io, ma mica davvero, eccoli, e che te lo buttiamo là nella carta, beh, vuoi? Lo butti un bacino alle tate, buttigli un bacino, ciao tate, aspetta, vediamo un po' da che parte si, ecco, aspetta, nonna, che le apre. Eccola. Tieni. Oh, ti levi, Dilli. Eccola. Tieni. Ecco, con nonna, vero? Tutti? Le volevi tutti? Ah, tutti, tutti, tieni. E da nonna, hai tutti, tutti a te, amore. Certo che te le dà, nonna. Sono buoni i biscottini, vero? Frufruso al cioccolato, vero? Quelli dei bimbi. No, sono della nonna, so, però va bene. Io le do a me, vero? Perché abbiamo fatto tante ninne noi, vero amore? Certo che abbiamo fatto tante ninne. Il nonno è andato dal geometra perché c'è cascato il muro qua giù di dietro. Tanto perché, vero? Santa gnocca, c'è cascato il muro dalla parte di là e con l'acqua che ha fatto e niente, tocca rifarlo, ma 7.000 euro ragazze ci hanno chiesto, e allora è andato dal geometra. Tutta la polverina e un po' di bricioline, beh. E sentiamo ora un po' come si può fare. Mannaggia, è tanta roba, E la nonna voleva girare il video sulla gente, perché volevo farglielo vedere. Che è successo?
Però ho detto, dico, non ce la fo, allora aspetto che venga la sua mamma e il suo babbo, così loro vanno a casa, mi metto qui tranquilla e beata sul tavolo e vi faccio vedere l'agenda, tutto, nei minimi dettagli, ragazze, che dite? Ho perso la cavallina, dindina, dindina, ho perso la cavallina, dindina e cavallina. E dove l'avete persa la cavallina? Dove l'avete persa l'indina coglie? L'ho persa nel bosco tra la 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 lero. Leo fa la ninna, Lillo, con questa giornata uggiosa Leo e Briciola fanno la ninna. E i bellini hanno la ninna, vero? Sì, anche me mi ha fatto la ninna, sono le 3:30. E lo diciamo a mamma che ti sei svegliata? Ci cambiamo, ci mettiamo i vestitini di stamani, perché ora digli, vedi, la nonna mi ha messo questi fuso, questi collante, come sono chiamati, no? Fantacollante, come sono chiamati questi? Questi cosini. Tutti di lana, così sto più calda. Amore, è vero, caddi caddi stiamo noi. Poi la nonna gli mette la copertina di pile, tutta avvolta come in salamino, vero? E sta calda, meme. Poi abbiamo acceso la stufa noi, vero amore? La stufa abbiamo acceso, madonna! Diglielo un po', stetate. Ho perso la cavallina, indina, indina, picchete, picchete. Ma lo sai, stetate, mi hanno chiesto, ma cosa dice Emily? Niente, Emily dice solo mamma, mamma. Mi fai che mamma? Poi dice no, vero? No? Come la bimba della Clio, not? Come dice la bimba della Clio, la Grace? Not? Ti sei sporcata tutta di cioccolata, però capisce tutto, ragazze, è tutto nei minimi dettagli, dove sta quello, dove sta quell'altro, questo di quel colore è, questo quest'altro così, come si chiama, tutto, vero? Però non parlo ancora, perché la sua mamma aveva 2 anni quando ha iniziato a dire qualcosa, perché prima te come dici, babbo, mamma, babba, poi babbo. Mi dici? C'è babbo a casa oggi, vero? Sì, perché pioveva stamani, l'hanno mandata a casa. La mamma invece al lavoro, perché c'è tutto Louis Vuitton di Paris. Sono venuti a controllare tutto il lavoro, vero? Tutto Louis Vuitton de Paris. Sono venuti a controllare il lavoro di mamma, vero? Ora ci laviamo, ormai finisci di mangiarlo questo. Senti, ma ti fa un po' di frutta, nonna? Ti fa un po' di frutta che ieri ha mangiato il cioccolato. Quindi oggi la frutta. 2 per volta ne mangi, 2 biccotti. Golosa, golosa, golosa l'amore. No, prima bisogna mettersi le ciabatte, Non si può scendere. Allora ragazze, un vloghettino corto corto oggi e niente, io vi saluto e ci sentiamo al prossimo vlog. Ciao belle.